Ragazzi, ben 93 euro di dogana, ma ne è valsa la pena. Oggi siamo in un momento storico rivoluzionario, soprattutto in ambito musicale. La tecnologia ha fatto infatti, ragazzi, dei passi in avanti tempo fa impensabili, soprattutto nell'ambito dell'amplificazione per chitarra e specificatamente della simulazione digitale. Moltissimi musicisti hanno infatti abbandonato gli amplificatori analogici valvolari, che siano combo, sistemi testata e cassa, per passare a dei sistemi digitali. La tecnologia sappiamo che non è nuova, ma solo ultimamente si è diffusa a macchia d'olio, sia per la comodità che per la qualità. Le aziende quindi hanno preso la palla al balzo, buttandosi a capofitto nella ricerca e nello sviluppo di sistemi innovativi sempre più realistici. E Strymon è una di queste, con il suo Iridium, un pedale che mi ha sorpreso già durante l'unboxing. Nel video di oggi parleremo di questo pedale, delle sue simulazioni di amplificatori e casse, di ciò che mi è piaciuto e ciò che può essere migliorato. Può l'Iridium sostituire i miei amplificatori Fender e Vox? Mi ha inviato questo pedale gratuitamente per recensirlo. Non sono assolutamente pagato per questo video e quello che sentirete è frutto di circa 2 settimane di uso quotidiano qui in studio. Come sempre vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo o ricevere maggiori informazioni. Il pedale presenta solo 3 simulazioni di amplificatore: il Fender Deluxe, il Vox AC30 e il Marshall Plexi, ed ogni amplificatore ha 3 casse da scegliere. Sono i cosiddetti impulse responses, delle simulazioni di casse e coni preimpostati dalla casa, che possono però essere sostituiti con dei modelli creati da noi oppure acquistate da terze parti, e possiamo inserirle grazie al software incluso e all'interfaccia USB. Il pedale a livello di controlli è essenziale, presenta infatti un controllo drive, che è il controllo di guadagno del preamplificatore, il livello di uscita e un equalizzatore con bassi, medi e alti. È interessante poi vedere come il controllo delle medie frequenze si comporti in maniera diversa in base all'amplificatore selezionato. C'è anche un controllo di ambiente, una vera e propria room, con 3 diversi algoritmi per una maggiore spazialità del suono. Lo switch di destra attiva il pedale, mentre quello di sinistra permette di salvare un preset favorito e richiamarlo con un semplice tocco. Molto molto interessante. L'ingresso e l'uscita possono essere mono stereo ed è possibile collegare anche un pedale di espressione esterno. Infine abbiamo un mini jack sulla parte frontale che permette di ascoltarsi direttamente in cuffia, ottimo ad esempio per suonare quando non vogliamo disturbare. Strymon, giuro che non riuscivo a trovarlo, ho perso almeno un paio di minuti, alla fine stava qui sotto. Dopo 2 settimane di uso costante posso affermare che l'Iridium è uno dei migliori simulatori di amplificazione che abbia mai provato. Secondo me, al pari di effetti molto più costosi. Sapete quanto ami il mio Fender Twin o il mio Vox AC30 e posso dire che questi due modelli rispondono fedelmente agli originali. Anche inserendo dei pedali viene poi rispettato il tocco e la dinamica, e questo è per me uno degli aspetti più importanti di un buon simulatore di amplificatore. Alcuni potrebbero storcere il naso per l'essenzialità dei controlli, di fatto ridotti al minimo e senza troppi fronzoli. Per me invece questo è il suo grande punto di forza. Quello che cerco infatti è la praticità di un sistema che con 3 manopoli 3 e 2 switch 2 mi permette di gestire
il mio suono, senza entrare in menu, sottomenu, che a lungo andare potrebbero bloccare la creatività. E lo dico da producer oltre che da chitarrista. Il fatto che poi abbia un riverbero è un suo punto a favore, con una simulazione di ambiente che aiuta ad avere una maggiore tridimensionalità del suono, soprattutto in fase di registrazione. Avrei preferito la possibilità di avere anche la simulazione di un riverbero a molla, come nel mio Fender Twin, evitandomi quindi di inserire in catena un ulteriore pedale, e quindi risparmiando spazio. Infatti la forma e le dimensioni di questo pedale sono perfette per inserirlo come ultimo anello della catena effetti, direttamente nella propria pedaliera, per cui considerate lo spazio che andrà ad occupare. Quindi se siete pigri e non volete pensare troppo a come configurare il vostro sistema, al routing del segnale o a imparare l'ennesimo software, questo pedale è la soluzione ideale. Due cavi in e out e siete operativi, con un sistema versatile e comodo da usare in qualsiasi situazione, live o in studio. Di ampli perfetto? La mia risposta è, ve lo dico all'orecchio, venite, ma prima cliccate mi piace, doppio mi piace e iscrivetevi al canale. La risposta, dicevamo, è sì e no, dipende da che tipo di pedale cercate e in ultimo da come siete voi. Se fate parte degli smanettoni, probabilmente sentirete la mancanza di un maggior numero di controlli, di patch o di effetti integrati da manipolare. Se invece siete analogici come me, amate la semplicità e l'essenzialità della chitarra diretta nell'ampli valvolare, perché tanto il suono che volete lo avete nella vostra testa e sapete come replicarlo, allora sì, questo è il pedale che state cercando. L'idea poi di non dover entrare in un editor software è per me un grosso punto di forza. Scegli l'ampli, la cassa, gira le manopole, boom, finito. E forse proprio pensando a chi come me non ha voglia di addentrarsi in questa giungla di opzioni, la Strymon non l'ha dotato di un'interfaccia audio. Peccato, perché sarebbe stato comodo soprattutto per il home recording e chiunque avrebbe potuto collegarlo al proprio computer o tablet via USB e registrarsi senza il bisogno di una scheda audio esterna. Ma ovviamente il prezzo non sarebbe stato lo stesso. Parliamo quindi di prezzo, che apparentemente potrebbe non essere la leva che vi spingerà a comprarlo. Lo trovate mediamente dalle 350 alle 400 euro, non poco ovviamente per un amp simulator, ma ragazzi, credetemi che li vale veramente tutti. Il fatto poi che può essere alimentato con i classici 9 volts dei comuni effetti a pedale, la sua intuitività e facilità d'uso, per non parlare ovviamente della qualità sonora, mi hanno convinto a tenerlo fisso nella mia pedaliera. Venderò quindi i miei due ampli Fender e Vox? No, ma userò sempre di più questo pedale, soprattutto dal vivo, e la mia schiena mi ringrazierà. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate con un commento qui sotto. Vi lascio il link con tutte le informazioni in descrizione e non perdetevi questo video, ne vale veramente la pena. Ciao ragazzi e buona musica!